Tre punti importanti per l'Aquila che con la vittoria nel derby contro il San Gregorio si porta a due lunghezze dalla vetta. Prestazione convincente quella dei ragazzi di Cappellacci, orfani di Di Benedetto per l'ultima giornata di squalifica con Zanon e Di Francia nelle retrovie, Di Marco cervello di centrocampo e Maisto ariete offensivo. Per il San Gregorio apparso affaticato dopo l'altro big match di domenica, ancora panchina per Solomaca, senza l'ex Gizzi De Angelis schiera Fonti nel ruolo di terzino. Menegussi, Fasciocco e Cocciolone a sorreggere il reparto avanzato. Dopo un quarto d'ora di studio e di equilibrio di Norcia, suona il primo squillo, tiro dalla distanza tramutato in corner da Di Fabio. Tante le conclusioni della bandierina per il rossoblù che al 19° vedono Di Francia schiacciare di poco alto. Minuto 24, la Selva si mette in proprio, Di Fabio risponde di nuovo presente, il San Gregorio stretto nelle retrovie e pronto a rilanciare in avanti. Per i primi 45 minuti però la mossa non funziona più di tanto. De Angelis se ne accorge e ad inizio ripresa inserisce Solomaca al posto di Fabi. Il numero 13 si accomoda al centro della retroguardia con Camarà che va a fare il terzino. Menegussi nel frattempo controlla bene e dal limite sparacchia alto. I rossoblù non stanno a guardare e riprendono presto il controllo della manovra. 51esimo, ecco l'occasione per il vantaggio. Tocco in area di mano ad opera di Camarà, calcio di rigore. Maisto angola ma si fa neutralizzare da un reattivo di Fabio. Gol mangiato, gol subito. 180 secondi dopo la sentenza è presto scritta. Da Nanni per Menegussi, servizio in profondità per Delic, il cui cross è corretto a rete da Cocciolone, bravo ad anticipare il diretto marcatore. Il vantaggio dura solo 5 minuti, poi Zanon entra in area e di rasoterra impegna l'estremo ospite. Sulla corta respinta si avventa Maisto che fa 1-1. Il pari scuote i rossoblù sempre più padroni del campo. Triplo cambio ordinato da Cappellacci, fuori Rampini, De Marco e Marchetti per Santarelli, Massaroni e Pizzola. Il San Gregorio invece ridisegna il reparto avanzato con D'Agostino e Passacandando in luogo di Cocciolone e Fasciocco. Al minuto 76 il sorpasso è servito. La scena è tutta di Mattia di Norcia con un missile sotto l'incrocio lontano che non lascia scampo all'incolpevole di Fabio. Non ne hanno più gli avversari ed allora l'Aquila ne approfitta. A 9 dalla fine bella volée di Pizzola, il portiere ci mette di nuovo una pezza, può calare il sipario, prima però la Selva va a prendersi gli applausi. L'ex Lanciano sfrutta l'ennesima ripartenza e con un preciso diagonale timbra il punto del 3-1. È davvero finita, l'Aquila fa festa con i propri tifosi al termine di una prova convincente. Solo 2 punti ora la separano dalla vetta e qualcosa di buono comincia ad intravedersi. Per il San Gregorio una sconfitta giusta, frutto di stanchezza fisica e mentale. Si volta pagina, le ambizioni non sono assolutamente ridimensionate. Spazio alle interviste ai due allenatori. Eravamo più stanchi, un giorno in meno di riposo, ma sono stati più bravi. Chi è più bravo di solito vince, quindi io non posso dire nulla ai miei. Io sono soddisfatto, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e avessimo avuto forse 2 cambi in più potevamo fare meglio, però bene così, avanti, stiamo tutti là, siamo a un punto da una corazzata come la loro, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi, sono stati più bravi, ripeto, e hanno vinto. Benino, in casa le prestazioni abbiamo già detto che sono sempre insomma, dai, decenti per quello che vogliamo fare, e quindi oggi si è ripetuta la stessa partita con una squadra che probabilmente è un po' più forte delle altre, perché San Gregorio è veramente una squadra forte. Con una squadra del genere andare in svantaggio, l'aspetto più positivo è quello che abbiamo recuperato la partita anche con un pizzico di fortuna per qualche errore, ma anche come ne abbiamo fatti anche tanti noi.